Quello che stai per vedere ti sembrerà follia allo stato puro e non so come reagirai quando vedrai questo video. Quello che sta accadendo adesso è realtà. È un miracolo. Ma non hai motivo di spaventarti. Mi prenderò cura di te e ti proteggerò ovunque mi troverò. E una parte del mio essere, un soffio del mio spirito ti è accanto. Ed è Massimo. Questa è la tua noce, Flor. Te siento en ese beso que no fue. Te siento en las ausencias. La stessa che ti ha dato tua madre per allontanare la paura e proteggerti da tutti i mali. Te siento en el olvido. Abbi fiducia, Flor. Te siento en el recuerdo. Devi credere che il nostro amore non potrà mai morire. Siento en todo el cuerpo. Devi risvegliare il sentimento nel cuore di Massimo. Perché è scritto che voi due sarete felici. Per favore, Flor. Cercami nei suoi occhi. E quando mi troverai, non sarai mai più sola. Ni quando, donde y como, ni el nombre que te nombra. Amalo, Flor. Porque sé que está cerca. Con te ci sarò per sempre io, il principe dei tuoi sogni. Il mio Federico, il mio conte, il conte. L'ho cacciato via! No, no, amore mio, no! No, no! Il mio signore non deve andare a Kricoragan! Non deve partire! No, no! Evaristo! Dove sta il maggiordomo di signor Conte? Greta, dov'è andato Evaristo? Ti stava per domandare la stessa cosa. Io avevo detto di affusarmi qui! Oh, non ci posso credere! Va a cercarlo, cercalo di sopra, io lo cerco qui sotto. Ma che cosa succede, Reflo? Un miracolo d'amore, una cosa che non credevo potesse accadere. È straordinario quello che mi è successo, è un miracolo. I ragazzi sono stati molto contenti della cucina. Sì, di non credevano ai loro. Visto? Me la cavo bene con i lavori manuali, non lo sapevate, vero? Beh, tu non dici niente, vieni, sediti qui. Basta con questo silenzio, mi sono stancato. Che ti succede? Mi puoi spiegare perché hai litigato con Bata? È così grave che non puoi dirmelo. Dici tutto, racconta. Ragazzi, avete visto il maggiordomo di signor Conte? Evaristo? Non è andato sì, via. Sì, certo che è andato via con Massimo ed è meglio che non tornino perché li caccio via di nuovo. Perché lo cerchi? Florisienta a cercare Evaristo. Dice che essere molto importantissimo, molto urgente. Bisogna trovarlo velocissimamente. Che cosa sarà successo? Non lo so, ma sembra che sia una cosa importante. Vieni, Nicolas, sentiamo di che si tratta. Che strano, eh? Che cosa sarà successo con Evaristo? Non lo so. Qualcosa non va, Olivia? Niente. No. Sei sicura? Guarda, guarda che faccia hai. Sei arrabbiata con me? Sì. No, aspetta, aspetta. No, quello che voglio dire è che so perché tu e Bata avete litigato. Flor? Florisienta? Flor? Quando la cerchi non riesci mai a trovarla, è questo. C'è dentro una videocassetta, chissà cosa stava guardando quella serva. Ferma! Non toccare quel telecomando, brutta strega. Lo sapevo che saresti venuta ad impicciarti. Ma che ti prende? Sei impazzita, sei più matta di quello che pensavo. Tu mi hai fatto credere le cose più assurde. Cosa? Ma perché ti ho dato ascolto? Perché non mi sono accorta che mi stavate non mentendo? Non so proprio di cosa stai parlando. Non ho ascoltato il mio cuore. Non ci credo, adesso che devo trovare prende? Il conte prima che parta. Perché è stato cacciato via. Ma che ti prende? Sei impazzita, tua. Florencia. Tu vivi per fare del male. Tu sei felice io? Solo se fai soffrire le persone. Eh? Hai fatto credere che Massimo era complice tua e di quella strega di tua madre. Ma la vuoi sapere una cosa? Grazie al cielo mi sono accorta che ci sono cose molto più potenti di te, molto più potenti di qualsiasi cattiveria. E tu non riuscirai più a farmi del male. No, non ci riuscirai più. Aspetta, Flor! Flor! Che cosa diamine è successo? In cosa abbiamo sbagliato? Come ho fatto a capire tutto? Lorenzo! Lorenzo! Abbiamo preso tutti i soldi a Flor, sì. Poverina. Poverina.
E adesso portiamo via i soldi a chi? Portiamo via i soldi a chi? Forza, dimmelo, dimmelo! Portiamo via i soldi a... Massimo! Molto bene, a Massimo! E a chi altri? A chi altri? A... Delfina! Molto bene, anche a Delfina! Sì, portiamo via i soldi a tutti! A Massimo, a Delfina e a... E a Malala, se la conosco bene, ha il suo gruzzoletto. Ora lo incameriamo e la lasciamo al verde. Ebonia, avrà dei risparmi o no? Non credo. Diamo un'occhiata. Dun, 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 dun. Dammi la R, ti do la I. Dammi due C, ti do la O. E ora cos'ho? Ricco! E ora cos'ho? Ricco! Sono ricco! Ricco e parlo con un pennuto. E allora? E allora? E perché no? Se solo tu mi avessi voluto un po' di bene. Era tutto quello che ti chiedevo. Niente di più. Che mi amassi. Pronto? Lorenzo, vieni subito qui. Non so cosa sia successo, Flora ha capito tutto. Vieni! Vieni perché ci sta cadendo il mondo addosso, dai! Permesso? Mi scusi, senta, sto cercando il signor Conte Massimo Augusto Calderon della Hoya, Conte di Cricoragan. È una questione di vita o di morte, per favore. L'aereo del Conte è decollato da 15 minuti. Come è decollato? Come è decollato? Com'è? Perché l'ha lasciato partire? Deve fermare quell'aereo, deve farlo tornare indietro. Cricoragan in fiamme, è un disastro. Ci sono sommosse, ci sono disordini, il popolo si è ribellato, è il caos più totale, c'è la rivoluzione. Ma perché l'ha lasciato partire? Lei non sente la radio, non vede la televisione? Fermi quell'aereo, fermi subito quell'aereo. Adesso lo spiego. Mi dica che non è vero, mi dica che non è partito. Signore, stanno imprigionando tutta la nobiltà di Cricoragan, il mio signore, nipote del re. Fermi quell'aereo, fermi subito quell'aereo. Non si può fermare un aereo solo perché lo dice lei. Il mio regno per un elicottero. Io devo intercettare quell'aereo per poter salvare il mio signore, sì. Il mio signore, devo salvare il mio signore. Il mio signore, lei è vivo, non credo ai miei occhi. Ma certo che sono vivo, che diavolo ti succede? Evaristo, sei diventato matto. Ribellione. Che è successo? Morti. Esecuzioni, signore. Ma che è successo? È successo qualcosa, Flo? Si tratta di Florencia. Cricoragan, signore, Cricoragan. Il suo regno sta capitolando. Il nostro paese è in rivolta. Tutti i nobili sono dietro alle sbarre. In carcere! Olivia, ti posso spiegare? No, non mi devi spiegare niente. Tu provi qualcosa per me. E non mi vedi solo sì. come un'amica, ma... Sì, Olivia. Mi sono innamorato di te. Però sai anche che non farei mai del male a Franco. Lui è come un fratello per me. Sì, lo so. So che non faresti del male a nessuno e tantomeno a Franco. Però io ti voglio bene. Ti voglio bene come posso volerne a un fratello, a un amico. Sì, lo so. E perdonami. No, non c'è niente da perdonare. Queste sono cose che capitano. Mi sembra che il vero problema sono io. È da un po' di tempo che mi va tutto male. Quindi sto pensando di andarmene. Olivia, cosa stai dicendo? Perché te ne vuoi andare? Tu non devi andartene senza un motivo. Ascolta, io proverò a dimenticarti, ma tu devi restare qui. Ma no, non è per te, Faccia. È solo che da un po' di tempo mi va tutto male, quindi pensavo di tornare in Europa. Non riesco a trovare Evaristo da nessuna parte. Bene, io vado in palestra. Franco, che c'è? Vieni qui, siediti, ti devo parlare. Olivia vuole andare in Europa. Cosa? Come sarebbe no, a dire? No, che quando le ragazze sono un po' giù di morale, dicono in fondo molte cose che in realtà non pensano di voler fare. Sì, sì, questo succede anche a me, sai. Ci sono momenti in cui vorrei mollare tutto e partire. Era questo che mi volevi dire?